Ci troviamo a Porto Recanati in via Montalice, dove qualche ora fa, in un appartamento a pochi passi da noi, il signor Amedeo Belli, residente del luogo, ha ucciso in seguito a una colluttazione sua moglie Anna Maria Gandolfi, che a quanto pare soffriva da tempo di crisi paranoiche e schizofreniche. Abbiamo intervistato il fratello della vittima, Mauro, e l'avvocato della Fondazione Opere Laiche, Massimo Biondi, che era giunto proprio in mattinata per notificare alla coppia lo sfratto dopo mesi di ingiunzioni riguardanti il mancato affitto del canone dell'appartamento in cui la coppia viveva. Come ha saputo del fatto? L'ho saputo da mamma, si è messa a piangere, a strillare, che ha sentito mi sembra ETV, stava sentendo il giornale, la televisione accesa, era lì che faceva le faccende, e è scoppiata a piangere, è venuta la telefonata a me, io ero là in camera mia che stavo leggendo il giornale, e mi ha detto hanno ammazzato tua sorella, hanno ammazzato tua sorella. State altre discussioni tra sua sorella e il marito che potevano magari dare adito a pensare, insomma, alla fine così? No, 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 no. Solo che, ecco, Anna Maria, magari quando ci parlavi, quando avevi deciso qualcosa, che doveva fare qualcosa, magari ti faceva scattare i nervi perché all'ultimo momento non ci si ragionava più, insomma. Tante volte faceva saltare i nervi pure Il figlio? a me. Il Ce n'aveva figlio, uno? sì, il figlio è lì sui vigili del fuoco a Osimo. Quanto tempo è che aveva questi problemi? È da tanti anni, è da più di 30 anni. Marito lei lo conosceva bene? Che persona è? Ci conosciamo da quando eravamo ragazzi perché abitavamo anche vicini. Più di un mese fa probabilmente è stato notificato e oggi sarebbe stato il primo accesso dell'ufficio giudiziario, sarebbe venuto qui, avrebbe visto il luogo e avrebbe detto guardi qui c'è lo sfratto e se non paga prima o poi dovrò fare un accesso forzoso. L'ufficio probabilmente era ben più di un anno e mezzo, adesso tra un anno e mezzo e due, sì, perché avevamo dato solo un primo rinvio di almeno 6 mesi, quindi sì, saremmo molto più vicini ai 2 anni di mancato pagamento.